Ho sempre ascoltato un sacco di musica sin da quando ero piccola e i generi più disparati, saltando di palo in frasca. Ok. E poi intorno ai 13-14 anni ho scoperto Fruity Loops FL Studio e ho iniziato un po' a fare le prime produzioni in Certo. casa al computer. Brutte, belle brutte, però mi sono divertita. Mi ha dato un sacco di soddisfazione Ok. usare macchinine, tastini, incrociare Ok. beat, ritmi Quindi è partito in diversi. realtà tutto a priori proprio con la produzione, quindi non Sì, in solo realtà come sì. ascoltatrice, ecco. Ok, Sì. particolare, particolare. Poi effettivamente ho dei gusti un po' particolari, nel senso che non mi piace niente. Ok. E poi mi piace tutto. Quindi non c'hai al momento un genere che dice ok, c'è questo genere che mi definisce, cioè ti piace comunque sempre avere una rotazione, ecco, di ciò che Adesso mi fai. Ok. piacciono le cose pesanti. Però può essere pesante veloce, pesante Ok. lento. Cioè il È dark può differente, prendere certo. diverse forme. Ok. E non so, forse mi piace un po'. Vado a cercare a scremare un po' il meglio Ok. di quello che trovo nei singoli. Perfetto. E invece come ti vivi il rapporto di questa tua musica e quindi esternarla a un pubblico? Cioè come ti vivi il rapporto con le persone che hai di fronte? Benissimo. Ah, Malissimo, 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 ok. malissimo, malissimo. Sono sempre in ansia. Sto sempre pensando a qual è la canzone migliore per o seguire al momento oppure in caso non stia funzionando Ok, per riconquistare cambiare. poi. Ok, Sì. quindi diciamo però Sono quando un c'è po' una poi, people pleaser. quando poi però funziona, no? E vedi che comunque sta funzionando il momento, no? Ti piace avere un dialogo, detto appunto tra parentesi, con il pubblico o Sì. ti diciamo ti crea una bolla tua? No, sembra dall'esterno perché Ok. sono abbastanza timidina, abbastanza Ok, ritirata ritenuta, in ok. console, tengo gli occhi bassi, guardo solo Certo. i CDJ, ma perché sono concentrata e Ci perché sta. io non rispondo. Ok. Rispondo, almeno rispondo, spero di rispondere con la Con la musica. musica, ok. E c'è, diciamo, un significato, un viaggio che vuoi trasmettere o ti piace semplicemente creare anche una situazione di felicità e di festa? O c'è comunque anche un qualcosa che vuoi trasmettere all'interno del tuo flusso? Di felicità quasi mai, di felicità quasi mai. È energia, per cui a volte sento il bisogno di far sbattere i corpi a destra e a manca, e a volte preferisco qualcosa di più preciso, ripetitivo, meditativo no, Ok, non mi ritualistico no, troppo. E invece come ti vivi l'ambiente, quindi poi della musica, perché ovviamente te hai iniziato un momento in cameretta a farti le tue prime basi, però poi come ti sei vissuta tutta la storia del clubbing, quindi la sera, le relazioni che sicuramente sono aumentate perché entrando in club comunque penso sia fatto relazioni, no? Come ti Sì. vivi tutto il percorso? Anzi, anche No, io. no, Oh, no, ok. assolutamente no. Alla giornata. Ok, Alla giornata. e pensi che comunque il fatto appunto all'interno di questo mondo ti abbia aumentato le relazioni, ti abbia dato nuovi contatti o comunque ti sei portato comunque dietro le relazioni che hai sempre avuto, ecco, le tue più confidenziali, ecco. No, assolutamente, penso che il clubbing in generale, la musica abbia aiutato a creare, non il 90%, ma gran buona parte delle Ok. mie relazioni, dei miei rapporti. L'ambiente invece produttivo, quindi in solitaria, come te lo vivi? Cioè, quando è che produci? In che stato Bene. d'animo sei? Se vuoi un po' raccontare la tua fase creativa. Posso bene. Adesso sono abbastanza incazzata nera. Con le cuffie sto facendo un po' di hardcore, mi sto studiando Ok. in tutti i modi che ci sono per fare i kick più cattivi del mondo e lo trovo rilassante. Ok, quindi diciamo Mi... te vai e per te è proprio pausa, cioè relax, ricerca. Ci sono momenti di ricerca studio in Ok. cui mi piace anche magari andare
ascoltare cosa fanno gli altri, come fanno gli Certo. altri e le cose, cercare di capire al Certo, contrario come riuscire a fare quello che voglio io. ovvio. Ok. E poi ci sono dei momenti che sono solo ed esclusivamente di sfogo, cioè una Ok. volta che mi sento sicura nelle mie tecniche, nelle mie capacità, mi piace invece Ok, ma la buttarmi. tua è una reazione data, appunto, hai delle uscite, già esci, No, ok. no. Quindi comunque è proprio tua personalità 100% senza appunto avere una direzione artistica per una certa etichetta o qualcosa, è proprio No. te a 360 gradi. Ecco, hai un'idea o un obiettivo da raggiungere sul lato di vista produttivo? Ti piacerebbe? Mi piacerebbe avere la testa e le capacità per fare un album, nel senso di Ok. un album con tutto quello che comporta, la promozione, un Ok, tour, comunque live, certo. e farlo tutto come voglio io. Detto questo, Cosa ti non ho ferma ora? pretese. È tanto, voglio fare tanto Ok, e sono un po' una precisina. comunque è un lavoro sicuramente lungo e che richiede una totale, diciamo, dedizione a questa cosa qui. Richiede Richiede il suo tempo. il A suo volte le tempo. cose succedono da sole, però Certo, hanno col bisogno loro tempo. di coltivarle, ecco. Cos'altro avresti fatto se non avessi fatto la DJ, insomma? O se già fai qualcos'altro, appunto, la sarta. La sarta forse sì. La Ok, quindi un'altra passione potrebbe essere la sarta. sarta. La grafica. Ne Grafica. Fai ho un po'. parte di qualche gruppo? Faccio parte di Vacca, che è un collettivo trans barra femme con base a Bologna, Ok. e di Foulard, che è una community, un party queer sull'elettronica, Jersey Club, eccetera. Bello, bello. E da quanti anni sei con loro? Vacca ormai quest'anno a settembre compie 6 anni, sì, dal 2018, e Foulard l'abbiamo lanciato a gennaio dell'anno Ok. scorso, stiamo per fare un anno. Ok. Forse abbiamo appena fatto un anno. Perfetto. E c'ha una linea musicale particolare loro oppure anche qui molto aperto? Elettronica aperto, c'è cioè, diciamo una selezione queer Ok. sia di chi sta in console che poi anche un po' di conseguenza della musica che viene selezionata dalle persone che stanno in console. Chiaro. Però siamo tre resident abbastanza Ok. lontane Lontane, ok. musicalmente. Perfetto. Io ora ti ringrazio, spero tu ti sia trovata Grazie bene, tu abbia fatto quello che volevi fare in modo tranquillo e quando passare siamo qua. Grazie mille. mille.